Arriva l'estate e le persone hanno più tempo per sé e per le proprie letture preferite. Così oggi abbiamo cercato di capire quali siano i generi favoriti dai fentini, sempre che tutti siano appassionati di lettura, ovviamente. Arrivata l'estate, che libri siete venuti a prendere qui in libreria? I libri per le scuole, quelli usati. E invece per voi? Per noi al momento niente. Ma secondo voi qual è il genere che potrebbe andare di più sotto l'ombrellone, quello un po' più leggero? Ma a noi piace Grisham. Anche a lei? Sì. Cos'è che vi piace di più di quest'autore? La giustizia americana, come viene gestita, quindi tutto l'apparato degli avvocati, quelle cose lì. A lei? Sì, anche a me. Mi piacciono tutti quelli di Grisham. Arrivata l'estate, lei ha scelto un libro estivo? No. Come mai no? Perché non mi piace leggere. Ma non ha mai letto nulla d'estate? Neanche quando andavo a scuola. Lei, signora, ha scelto un libro estivo? No. Come mai? Perché non amo leggere. Quindi Leggo solo le cose proprio fittizie, le stupidate. Gossip. Quindi non c'entra niente con la lettura. Quindi meglio la rivista che il libro? Beh, no, sicuramente no. Vabbè, sì, sono quelle cose che si leggono dalla parrucchiera o in giro per perdere tempo. Non e sotto l'ombrellone? Sì, esatto. No, non leggo, anche perché secondo me, non lo so, non riesci a, per quanto mi riguarda, a concentrarti nella lettura. Meno io, magari, però ovviamente non è per tutti. Arrivata l'estate, lei d'estate cosa preferisce leggere? Fondamentalmente gialli, ma oltre a questi di solito faccio tutta una serie di libri che non leggo durante l'anno, quindi saggistica, libri che mi serviranno l'anno successivo al lavoro, quindi tanti libri. E per quest'estate ha già un libro? Sto leggendo l'ultimo romanzo di Elizabeth George, però non mi ricordo il titolo, anche perché ce l'ho in inglese, quindi in questo momento non ricordo. E poi i prossimi sono tutta una serie di libri che riguardano la scuola italiana. Arrivata l'estate, lei ha già deciso se leggere qualcosa oppure no? Sì, però io di solito non leggo bestseller, nel senso che sono appassionata di letteratura giapponese, per cui mi limito ad andare alla biblioteca comunale a svaligiare gli scaffali di letteratura giapponese, ecco, semplicemente. Come mai questa passione? Ma ce l'ho da anni, praticamente da quando ero ragazzina, da quando ho cominciato a vedere i cartoni e dopo da lì è stato un amore in crescendo. Ecco. Autore preferito o genere preferito giapponese? Ma genere, adesso così mi viene in mente questa scrittrice che si chiama Kirino Natsuo, che fa gialli, thriller così, ma non solo, sono libri molto articolati che dicono anche molto sulla società, sul modo di vivere così, per cui diciamo che è bello perché c'è un po' di tutto, c'è sia la trama che è avvincente che uno spaccato su questa cultura così particolare. Francesca Diletta per Faenza Web TV.